avevamo appunto impostato una ricerca dove Andrea stava più nel bosco insieme agli Jäger per verificare la parte boschiva, io invece mi tenevo sulla strada asfaltata anche per rallentare il traffico delle auto. È molto probabile che questa strada turistica viene chiusa dalla metà di novembre fino ad aprile, perché qui le temperature per l'appunto scendono per questioni di sicurezza, non fanno muovere le macchine. Era esattamente il 18 di novembre, verso che ora? Erano circa 10:30, 11 di mattina. In quel momento in realtà mi sono alzato in piedi, si è fermato il mondo e ho provato a chiamare Andrea, ma non ci riuscivo. Sono riuscito a chiamare Andrea, poi successivamente a urlare Andrea, Andrea, Andrea. Lui non mi rispondeva, nel bosco non mi sentiva, ma tramite l'ausilio poi della radio che avevamo in dotazione sono riuscito a contattarlo, dicendogli di raggiungermi sulla strada perché avevo trovato qualcosa che non mi tornava. In quel momento Antonio mi ha chiamato via radio. Vieni, eccola. Con queste parole abbiamo capito. E quando sono arrivato non c'è rimasto altro che chiamare l'unità di coordinamento dei vigili del fuoco per dare il rinvenimento di questo corpo che non sapevamo ancora di chi era. Quando mi ha raggiunto gli ha spiegato il tutto, quello che era successo dal cane e quant'altro, siamo scesi giù insieme e solo in quel momento, quando lui mi ha fatto da spalla che avevo una persona a fianco, sono salito meglio sull'anfratto per verificare sul primo sacco, dietro il primo sacco, cosa ci fosse, e lì ho riconosciuto una gamba.